Ciao, mi chiamo Maria Elvisa e ti do il benvenuto sul mio canale. Se questa è la prima volta, ti invito ad iscriverti per restare sempre aggiornato sui contenuti. Questo video però sarà un po' diverso dal solito, perché ho pensato che sia arrivato un po' il momento di fare il punto della situazione. Questo mio progetto è nato il 14 febbraio, non a caso il 14 febbraio. Non posso dire che sia un giorno che mi fa male come un tempo, ma certo è un giorno che sempre mi mette un po' di malinconia. E allora, giusto giusto, il 14 febbraio ho pensato di aprire una pagina Facebook e una pagina Instagram dedicata alla mia grande passione, Instagram. Dopo qualche mese sono arrivati anche i primi video. Io nella vita reale sono un'insegnante, ormai da 20 anni insegno inglese alle superiori e volevo tanto mettermi alla prova parlando di una passione della quale a lungo ho fatto un po' mistero perché mi sembrava che non fosse particolarmente intellettuale. Una volta che ho preso il coraggio, però in realtà ho detto tranquillamente anche ai miei ragazzi che avevo aperto questo canale. Non certo perché sono a caccia di facili like, non mi permetterei mai, ma perché volevo dare un'ennesima lezione ai miei ragazzi. Si può arrivare a una certa età, da 40 anni in poi, a sentirsi insoddisfatti della propria vita. Io però sono molto contraria ai guru che ti dicono licenziati con semplicità, licenziati e cambia vita, se ti dà infelicità il tuo lavoro, licenziati. Dobbiamo essere un po' pratici. Io vivo in Sicilia, io ho lottato per avere questo lavoro, ho vissuto tanto al nord Italia, ho vissuto tanto all'estero, io non mi licenzierei mai, anche perché ho due mutui e ho una ragazzina da seguire e quindi non potrei mai permettermi un licenziamento per fare che poi. So una grande creatività interna e quindi quello che volevo insegnare ai miei ragazzi è proprio questo: non fare colpi di testa, non credere alle facili promesse di chi ti invita a buttare tutto all'aria. Usa la testa, puoi sempre continuare a fare la vita che fai. Io ad esempio insegno ed è qualcosa che super amo, super adoro. Però puoi parallelamente fare di quella che è una tua passione, un hobby, forse una seconda attività. Non lo so, non so dove mi porterà questo. Io so soltanto che mi dà felicità fare i video, editarli, fare le miniature, mi dà felicità. Quindi il 14 febbraio è iniziato questo progetto. Fra l'altro mi dava gioia pensare che proprio in un giorno nel quale chissà quante persone stavano perdendo la propria vita accanto a un coglione o una cogliona. Io invece stavo facendo qualcosa per me stessa. E così ho cominciato a fare i primi video, beh, i primi post e poi i primi video su skincare e makeup. Però poi pian piano, progressivamente, sono venute a galla altre mie passioni, il minimalismo, il budgeting, una vita più consapevole, più essenziale, alla ricerca di quello che veramente conta e poi i viaggi. In tutto ciò mi sono accorta che forse qualcuno dei miei iscritti è rimasto un po' perplesso. Infatti mi ricordo che ho perso lungo la strada qualche iscritto, ma poi proprio di recente poi ne ho guadagnati, li ho proprio raddoppiati. E quindi ecco perché io faccio questo video oggi, per raccontare un po' la storia di questo canale e il senso che sta prendendo. Sta prendendo un senso che io non volevo inizialmente, ma è inevitabile. Questo è il canale di una vedova. Io sono vedova dall'età di 40-41 anni. Mio marito è morto giovanissimo in maniera tragica. E non vi dico la disperazione, non ci voglio neanche pensare. Non so neanche come sono riuscita ad emergere profondamente cambiata, ma migliorata, migliorata. Penso sinceramente soltanto di aver portato a galla qualcosa che c'era già dentro di me. Non credo quando si dice ah, quella persona lì è stata incattivita dalla vita. No, no. La vita e i dispiaceri portano soltanto a galla quello che già sei. E quindi chi si è lasciato incattivire dalla vita era già una persona cattiva. Io sono cattiva, sono buona, non lo so. So soltanto che ho trovato la mia personalissima formula per emergere da un dolore grandissimo.
E quindi guardando a tutti questi video che ho fatto, alla fine mi sono resa conto che talvolta i contenuti possono anche lasciare un po' perplessi. Ti parlo di minimalismo e poi ti faccio vedere la mia sterminata collezione di skincare. C'è qualcosa che non va? No, no, va tutto. La mia idea effettivamente è: abbiamo 40 anni e passa? Io ormai ne ho 49. Abbiamo 40 anni e passa? Ebbene. La perfezione, la ricerca della perfezione, il fustigarci, l'essere assolutamente integralisti non deve più appartenere a noi. Ci dobbiamo amare, ci dobbiamo volere bene. E quindi il mio canale rappresenta semplicemente la mia vita. Infatti, credo che andrò al più presto anche a cambiare la mia presentazione nella pagina iniziale del mio canale e forse potrei anche arrivare a cambiare il nome. Al momento è skincare makeup 40 più, ma forse non ha più senso perché appunto parlo di così tante cose che anche questa è una cosa da valutare. Insomma, cosa voglio fare io col mio canale? Vorrei aiutare chi soffre, chi sta soffrendo ora, quello che io ho sofferto in passato e che in qualche misura sto continuando a soffrire oggi. Però ce l'ho fatta e ce l'ho fatta da sola. Ora devo scegliere con cura le parole da usare, perché io ho la brutta tendenza a estremizzare i miei pensieri, non voglio offendere nessuno. Non ho mai più avuto nessuno dopo mio marito. E questa è la mia personale formula della felicità. Io ho superato il dolore e lo sto continuando a superare. Grazie appunto a tutti questi strumenti dei quali vi ho parlato, skincare e makeup, voglio sentirmi carina, ma per me stessa, non per un uomo. Budgeting, ho avuto bisogno di mettere ordine nella mia vita, senza uno stipendio, con un grandissimo mutuo, con una ragazzina da crescere, senza nessuna pensione perché mio marito era troppo giovane e perché era anche straniero e quindi non era tutelato come un qualunque italiano. Oh, e quindi ecco che è comparso nella mia vita il cachebbo. Ho avuto bisogno di mettere per iscritto i miei pensieri, i miei progetti ed ecco che è comparso il journaling, e quindi quello strumento che vi ho mostrato tempo fa, il planner. I viaggi sono stati l'ultima cosa che ho fatto. Dopo aver tanto risparmiato soldi, ho preso il coraggio a due mani e ho iniziato a mostrare il mondo a mia figlia, perché mia figlia non deve pagare il fatto di non avere due genitori, non può permettersi una madre che ha paura di guidare sull'autostrada, di andare anche lontano, di viaggiare e di visitare. Mi sono fatta forza per lei, per me e perché è giusto così. E quindi ecco il senso del mio canale. Quando resti vedova troppo giovane, non hai modelli di riferimento. Restare vedovi a 60-70 anni fa anche parte della vita e hai molti modelli positivi attorno a te, che possono ispirarti, che possono darti, quell'aiuto di cui hai bisogno. Ma a 40 anni, a 40 anni che cosa puoi fare? Chi ti può ispirare? Chi sta vivendo quel dramma che stai vivendo tu? Sinceramente nessuno. Io voglio essere qua a dirti che qualunque cosa tu stai provando va bene, va benissimo. Piangi tutto il giorno, va benissimo. Non vai mai al cimitero, va benissimo. Ti sei autoconvinta che lui tornerà, va benissimo. Se questo ti aiuta ad andare avanti, va benissimo. Magari avessi avuto qualcuno che mi avesse aiutato all'epoca a capire come mettere ordine nella mia vita. Questo è quello che io voglio fare. Farti capire che qualunque cosa tu stai facendo va benissimo perché ci sarà un giorno nel quale tornerai a sorridere. Ma stavo dicendo bene, devo scegliere bene le parole da usare perché non voglio offendere nessuno. Io non credo nelle famiglie allargate, o comunque non vanno bene per me. Non vanno bene per me. Io ho trovato la mia stabilità e la mia pace lavorando su me stessa. Credo che questo sia un pensiero universalmente accettabile. Se hai un problema e cerchi di soffocarlo, ad esempio, buttandoti in una relazione con un bravo uomo, oddio mio, che depressione, bravo uomo. Comunque, io sono sempre stata una bad girl, quindi a me i bravi uomini non mi sono mai piaciuti. Comunque, torniamo a noi. Non credo che faccia bene a nessuno
fare finta che un problema non esiste, cercando di dimenticarlo, fight fire with fire, dicono gli inglesi. Ecco, io credo che qualunque dramma stiamo affrontando, il modo più corretto per affrontarlo è e sarà sempre quello di contare su noi stessi, sulle nostre forze. Non è facendo finta che il problema non esiste che potremo salvarci. Questo è il mio cammino, questo è il mio percorso. Ci sono ancora giorni nei quali mi scappa qualche lacrima, anche perché sono degli equilibri che cambiano sempre. Adesso mia figlia ha 14 anni, mi sono resa conto che l'equilibrio che avevo creduto di aver trovato quando mia figlia aveva 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anni, adesso si è sgretolato, stanno nascendo nuove esigenze. Io mi ritrovo molto spesso sola, con tanto tempo per fare questi video, e quindi sono qui ad incoraggiarti. Io veramente cercherò di limitare molto nei miei video futuri il tema della vedovanza, perché io non voglio essere etichettata come vedova. Io sono Maria Luisa, non sono una vedova. Soltanto se sarà necessario, lo ricorderò, soprattutto per i nuovi iscritti, per far capire perché magari io faccio certe cose, però mi rifiuto di etichettarmi come vedova. Io sono Maria Luisa, ho una vita, ho soltanto una vita ed è questa, e devo cercare di viverla al meglio per me stessa, lo devo ai miei genitori, lo devo a mia figlia e lo devo anche a chi non c'è più e a chi non può più ammirare le meraviglie di questo creato.